Cussus asoduco labiaterem discevuta. Non si parte da un difetto di origine, ma si parte dalla salute, cioè che non c'è nulla da riparare, c'è un lavoro da fare per preservare quell'iniziale partenza buona. Il tentativo di eliminare la sofferenza è ultimamente un tentativo disumano, perché non è vero che si possa eliminare. L'unica risposta che si può dare a questo fatto è ridargli un senso. Io inizierò oggi, fra poco arriverà anche il tema educazione, da Corecco stesso, da uno dei suoi termini più generali. Al di là del titolo di questo suo libro, che è in due grossi volumi, tutti lo possono vedere, al di là del titolo, assumo, per tutto ciò che dirò in questo video, in questi video, un'altra parola estremamente importante per Corecco, e da lui scelta molto bene, opportunamente, che è la parola ordinamento, ordinamento. Lui la usa in latino, che è la parola ordinatio, ma oggi si dice ordinamento come si dice ordinamento giuridico. Dopodiché, e anche di questo più tardi parlerò, lui parla di due ordinamenti. L'ordinamento razionale, o di ragione, ordinatio rationis, e poi parla di un ordinamento di fede, ordinatio fidei. Aspettiamo un momento, poi proverò a dire la mia discutendo con Corecco. Prendiamo ora la parola ordinamento. Vediamo che cosa possiamo dirne, che non riguardi solo alcuni specialisti, come si dice, internos. Internos, dico subito, non va mai bene. Una persona razionale non dice mai internos. O se lo dice, implica nel nos i 7 miliardi di uomini che siamo in questo momento sulla faccia della Terra. O tutti o nessuno. Qualsiasi argomentazione è buona o cattiva, anzitutto a seconda che riguardi i 7 miliardi. Oppure no, se non riguarda i 7 miliardi, non riguarda nessuno, neanche il nostro quattro gatti. Allora, diciamo prima una parola sulla parola ordinamento. Prendiamola dalla parola ordine, nel senso più comune. Se prepariamo la tavola, sappiamo che facciamo un certo ordine, piatti, le posate, i posti, le sedie, poi arriveranno quelli che prendono posto. Prima c'è il posto. Poi c'è chi prende posto. Non c'è confusione fra i commensali e poniamo le sedie o i piatti. Ma senza le sedie non ci sono i commensali. Senza le sedie ci saranno solo dei morti di fame. Ecco già un primo esempio di ordine. Altri esempi di ordine. Casa mia, certo, è dove sto, dove appunto, a casa mia. Casa mia è un fatto e concetto di ordine, che oltretutto mi presenta gli altri sanno dove sto.
ho già fatto fare un passaggio al concetto di ordine, perché era cittadinanza, quantomeno miei amici che fanno parte della cittadinanza, che sanno che abito in via tale e numero tale. Già il concetto di ordinamento ha fatto un bel salto rispetto alla tavola. Potremmo andare avanti, casa mia è divisa in stanze con destinazioni d'uso diverse, poi ci sono le librerie, i tavoli e tutto il resto, il letto, che mi è molto caro. Naturalmente non ci siamo ancora del tutto al concetto di ordinamento. Che vuol dire diritto? Ma già ho fatto fare al diritto un salto così. Perché ho fatto fare un salto così? Perché quando dico che il mio tavolo ha dei posti per dei commensali, tale che senza quei posti non ci sarebbero i commensali, non avrebbero esistenza civile. Certo, mi potrete dire, potrei mettere un pezzo di pane in mano e che vadano a mangiarsi il pezzo di pane sui gradini. Questi non sono più degli uomini, degli esseri umani, sono dei poveracci. Qui, a proposito di ordinamento giuridico, ormai io dico che senza copertura economica delle leggi, cioè del diritto, tutti poveracci. E il poveraccio è qualcuno che non è ancora passato a essere un cittadino. L'uomo comincia dal cittadino. Non cittadino è caduto giù dalle scale. Lui a te, i voglio.